Commissione Forteto, altra riunione della Commissione, sono stati ascoltati altri soggetti che hanno conoscenza o che hanno contribuito in qualche modo a tutta la vicenda. Direi che la testimonianza più interessante è stata quella di un avvocato, l'avvocato che ha difeso per il problema del risarcimento dopo la sentenza di Strasburgo, la famiglia dei piccoli Aversa. Questo avvocato ha fatto un intervento davvero istruttivo, ha fatto vedere come l'Italia, nonostante delle mancanze gravi di rispetto degli elementari diritti civili, abbia continuato a sostenere la innocenza del sistema Forteto. È stata una cosa, dal punto di vista dell'avvocato, inaudita. Cioè, nonostante le evidenze di oltraggio vero e proprio ai diritti umani che sono stati perpetrati al Forteto, e nonostante l'evidenza messa in risalto dall'Alta Corte di Strasburgo, l'Italia ha continuato a difendersi con i denti e con le unghie per dimostrare che il sistema Forteto era un sistema di soggetti innocenti di valore, mentre la situazione era del tutto opposta. Questo fatto è un fatto gravissimo che per certi versi in quei termini lì non era mai stato esposto. Questo avvocato, noi speriamo, si chiama Marco Miranda, speriamo di averlo a disposizione il prossimo 29 di gennaio, perché il 29 di gennaio faremo un'iniziativa in regione di presentazione ufficiale anche all'interno della regione del libro Setta di Stato. E quindi inviteremo tante persone a venire e spero che questo avvocato possa darci questa sua testimonianza, molto opportuna e molto significativa. Tra l'altro, i soggetti che successivamente sono stati ascoltati in commissione erano giusto appunto i soggetti che avevano fatto le relazioni su cui il sistema Forteto veniva difeso dall'Italia. Quindi un dirigente della regione Toscana, che ha difeso a spada tratta il Forteto, addirittura in una dichiarazione ha detto, nero su bianco, ce l'abbiamo a disposizione nella documentazione, ha detto che il sistema Forteto non aveva né bisogno di formazione né di aggiornamento, tanto erano bravi. E gliel'abbiamo contestata questa cosa, perché pensate che una delle accuse fatte al Forteto era l'usurpazione di titoli. Perché questi millantavano d'essere, Fiesoli e Goffredi, millantavano d'essere educatori professionisti e psichiatri.